Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti a un altro episodio di Cazzeggio Catabiotico, anche questa puntatona dal colore di retrocomputing. Oggi parleremo di Sinclair ZX81 contro Fujitsu FM7. Due computer un po' psicatelici a confronto, mi spiego meglio. Sinclair ZX81, poco conosciuto in Italia, fu costruito come evoluzione dello Spectrum ZX80, dello Spectrum ZX30, della Sinclair ho già abbondantemente parlato, il link li trovate in descrizione di questo file. Ora, il Sinclair ZX81 fu prodotto dal marzo del 1981 al marzo del 1984. Ebbe un brevissimo ciclo di vita di prodotto. Ne furono venduti circa 1 milione di pezzi. Il computer, però, non era assemblato, ma era venduto a pezzi in una scatola di montaggio. I componenti andavano saldati, installati ed avvitati da parte dell'utente. Ecco, le caratteristiche tecniche dello ZX81 erano identiche a quelle del Sinclair ZX80 Spectrum: 64K di RAM, Z80 da 3.5 MHz, ROM 8K con Basic Sinclair personalizzato. Ora, mentre lo ZX80 Spectrum era un home computer, anche se era simile ad una calcolatrice scientifica, e lo ZX Spectrum aveva una pessima tastiera in lattice, in gomma scarsamente ergonomica, il Sinclair ZX81, appena sballato dal package, non era funzionante e doveva essere costruito dall'utente, saldando ed incastrando i componenti nelle varie parti. Il prezzo di vendita dello ZX81 era molto competitivo, appena 99.000 lire più IVA 18%, quindi grosso modo con 118.000 lire uno studente dell'ITI, pure di elettronica, dell'università della facoltà di elettronica, ecco, si portava a casa un computer che però doveva costruire saldando i componenti e collegando i connettori vari. ZX81, ecco, non era di certo un computer plug and play. La tastiera aveva la stessa identica orrenda disposizione del Sinclair ZX80, ma invece di essere con i tasti in lattice di gomma, era ancora peggio, ossia con della orribile plastica a sfioramento. Come fascia di prezzo, lo Spectrum ZX81 fu un home computer, ma dato che appena sballato la macchina non esisteva, che andava costruita, ecco, non è corretto a mio avviso considerare il Sinclair ZX81 un computer, perché un utente non aveva modo di sapere se l'hardware ricevuto era funzionante oppure se i componenti elettronici erano difettosi e se di fatto aveva acquistato una macchina già guasta. Erano infatti numerosi i difetti dello Spectrum ZX81, a cominciare dal fatto che aveva un bug nella ROM e non era capace di calcolare la radice quadrata di 0.25. Il Fujitsu FM7 invece fu un home computer prodotto in Giappone dal 1982 al 1984. Ne furono venduti 200.000 pezzi. Il Fujitsu FM7 era una macchina totalmente diversa dal Sinclair ZX81. Infatti il Fujitsu FM7 era hardware decisamente superiore al VIC-20, perché l'FM7 era paragonabile al Commodore 64. Però ne era uscito praticamente 2 anni prima. Fujitsu FM7 infatti aveva 64K di RAM, un microprocessore 68B09 da 2 MHz, 48K di ROM con Basic e sistema operativo già installato, risoluzione video 640x200 ad 8 colori, che per l'epoca erano davvero tantissimo. Fujitsu FM7 era poi equipaggiato con un chip audio AY38910 a 3 canali, successivamente la macchina montò un altro chip audio con 6 canali. Home computer, l'FM7 era dotato di una bella ed ampia tastiera ergonomica, persino dotata di un bel tastierino numerico. Inoltre in bundle era fornito in vendita anche un joystick. Il computer, molto compatto, aveva un case a mio avviso che era assai simile all'Amiga 600, per cui ecco si capisce bene da dove la Commodore ebbe ad ispirarsi
quando la Commodore decise di vendere l'Amiga 600. Fujitsu FM7 era dotato di presa seriale RS232, cosa che non c'era nello Spectrum ZX80. C'era solo un vano di espansione a cui ci si poteva connettere una stampante, ma serviva un adattatore, e l'adattatore non te lo regalavano perché costava tanto quanto la stampante. Invece il Fujitsu FM7 c'aveva una presa seriale RS232, tre porte di espansione proprietarie, poteva essere connesso a un disk drive da 5,25 oppure un registratore. Pesava 4,5 kg, l'alimentatore era esterno come Commodore. Peculiarità è che la CPU del Fujitsu FM7 era un 68B09. Questa CPU era un clone del Motorola 6809, quindi era tecnicamente molto simile al, se non identico, al MOS 6501. Però il MOS 6501 fu sottratto dalla produzione e dalla vendita con una lite legale tra Motorola e MOS. Ora, per qualche arcana e strana ragione, il computer Fujitsu FM7 avrebbe potuto nel 1982 mettere fuori mercato il Commodore VIC-20 se fosse stato esportato in Italia, in quanto 1. La moneta giapponese era più economica del dollaro nel cambio con la lira, quindi il Fujitsu FM7, se fosse giunto in Italia nel 1982, avrebbe avuto un prezzo di vendita molto più basso del Commodore VIC-20. Inoltre, 2. Il Fujitsu FM7 aveva 64K di RAM, mentre il VIC-20 solo 20, e quindi di fatto il Fujitsu FM7 avrebbe messo fuori mercato il Commodore VIC-20. Tuttavia, per qualche arcana e misteriosa ragione, il Fujitsu FM7, assieme a molti altri bellissimi computer giapponesi, non giunsero mai in Italia o in Europa. Questa puntata è tutto, un saluto, ciao, alla prossima.